Il primo set vinto, una piccola scivolata nel secondo, poi la ripresa nel terzo e nel quarto fino alla vittoria. Sì, devo dire che eravamo abbastanza in difficoltà sotto il punto di vista del gruppo, dello staff, perché quest'oggi non abbiamo avuto l'allenatore per problemi fisici, quindi la vittoria la dedico a nome mio, del presidente, di tutti i ragazzi, a lui. E in più avevamo un centrale titolare fermo per influenza, e quindi devo dire che sono stati bravi contro una squadra comunque ostica che difende molto, quale Rubicone, e devo dire veramente un bravi a tutti. Che cos'è che vi ha portato alla fine alla vittoria, nonostante qualche errore? Sicuramente la vittoria è stata il frutto dell'unione di squadra, abbiamo giocato veramente uniti, veramente di squadra, hanno dato il supporto tutti, quelli che sono entrati anche dalla panchina, e è così che si devono affrontare le partite, sia quando il risultato è positivo, ma soprattutto quando il risultato è negativo. Se la squadra dà tutto il 100% e gioca di squadra, unita, allora vuol dire che ha fatto veramente un buon lavoro. Quindi alla fine risultato molto positivo, perché portate a casa sia i 3 punti importanti per il campionato, sia un po' di esperienza da parte di persone che magari non possono giocare sempre. Sì, corretto. 3 punti fondamentali contro una diretta concorrente. Abbiamo raggiunto Rubicone in classifica. E adesso ci aspetta l'ultima parte di campionato, dove andremo a affrontare delle squadre di alta classifica. Ma come ho detto all'inizio dell'anno, comunque questa squadra può perdere con chiunque, ma può anche vincere con chiunque, perché se giochiamo da squadra come abbiamo fatto, penso che daremo del filo da torcere a chiunque. Che cosa ha funzionato oggi, nonostante una piccola scivolata, che vi ha portato a questo bellissimo risultato? Oggi ha funzionato la squadra, ci siamo allenati bene, sempre molto concentrati, perché comunque sapevamo che era una partita impegnativa e sapevamo che potevamo comunque fare il risultato, e lo volevamo fare. Quindi ci siamo allenati in maniera costante e ha portato i suoi frutti. Quindi siamo riusciti a lavorare come squadra. Un avversario impegnativo, con anche la mancanza del mister, ha influito questo sulla vostra prestazione? La figura del mister influisce, perché è una sicurezza in più e è comunque un'altra testa che pensa e vede la partita in un altro modo e magari si accorge di cose che in campo non riusciamo a vedere. Però siamo riusciti a funzionare bene, a rendere bene e prendere il risultato. Come andate adesso verso la prossima partita? La prossima partita è importante e dobbiamo stare testa bassa e pedalare. Dobbiamo impegnarci per prendere altri 3 punti fondamentali per tirare un po' di fiato in classifica.